Dai, il grande Lebowski, il film dei fratelli Coen che è diventato in 13 anni una religione laica addirittura, il dudeismo, da dude con oltre 100.000 adepti. Le parole chiave sono pigrizia e condanna della frenesia. L'obiettivo è vivere senza stress e senza preoccupazioni. Chi sono i Lebowski italiani? Come vivono? Ne parliamo questa sera con Silvana Fallisi, che è attrice, moglie di Aldo Baglio, di Aldo Giovanni e Giacomo, e quindi ci racconterà cosa vuol dire essere sposata a un Lebowski, naturalmente. E poi Michelle Martone, che invece dovrebbe essere tutt'altro. Allora, Michelle, avvocato, giurista, partecipa in qualità di esperto di diritto del lavoro al programma Il Contratto, condotto da Sabina Nobile. Mi sembra di aver capito che tu i bamboccioni e i Lebowski non li ami, però puoi anche cambiare idea nel corso del programma, vedi tu. Intanto io presento gli altri ospiti. Nina Senicar, beh, lei non è una Lebowski di sicuro, showgirl, laureata alla Bocconi, ha studiato pianoforte, è stata Amazon e semiprofessionista, quindi insomma direi che non sei una che si lascia andare. No, infatti non capisco gli uomini che lo fanno. Magari cerco di capirli stasera. Infatti, Ted Hammam ti può aiutare. Al momento è autotrasportatore, ma in passato è stato responsabile a livello europeo di una ditta di cosmetici, presidente di una squadra di calcio, insegnante di inglese, distributore di caramelle ai bambini di Mirabilandia, vestito da orso yogi. Ho detto bene? Lebowski nello spirito. Benvenuto Federico Russo, che è in onda ogni sera dalle 20 alle 22 su Radio DJ, in coppia con Marisa Passera. Grazie, la faccia pulita del la faccia pulita. Mi sono fatto crescere la barba apposta per calarmi nel personaggio, per proprio inserirmi nella cornice leboschiana. Anche perché accanto ai drupi, il grande drupi. Vado via, Sereno è due, bella bellissima, regalami un sorriso, fammi volare. Tutti grandissimi successi, eppure tu a un certo momento ti sei tirato un po' indietro. Tanto tempo fa. Hai detto, ma forse io non ho tanta voglia di fare tutta questa fatica. Comunque, ora ne parliamo. Vi presento anche Safo Matteucci, giornalista, scrittore. Nel 2008 ha pubblicato QB, la cucina quanto basta. Nel 2010 c'era una vodka, un'educazione spirituale. Leboschiano teorico o anche praticante? Leboschiano riformato, praticante ma... con difficoltà, perché la realtà, la vita e la responsabilità poi mi conducono. Però io quando posso mi ritaglio. C'è un piccolo grande Lebowski in me. Allora, vi faccio vedere questo filmato. Sono Marcello, 37 anni, impiegato a Singhiozzo. Enrico, 41 anni, impiegato in un consorzio. Flavio, volontario disoccupato. C'è anche Luisa, ma lei lavora in una multinazionale. Guardate le loro giornate come sono. Io sono Drugo, è così che deve chiamarmi, capito? Lei ha un impiego, signore. Impiego? L'unico lavoro che ho mantenuto per 5 anni è stato quello del barista. Ci è voluto un anno di nulla per recuperare i 5 anni persi lavorando. Por el camino del desierto, el viento me despeina, suelo aroma de colita. Il mio stile è cagio, l'ho abbandonato. Randaggio chic, neanche. Randaggio e basta. Io ho dato le dimissioni 5 anni fa, secondo me. Ho variato le priorità. Cosa fai? Ricerche di storia. Guarda, però questa domanda qua è proprio... Welcome to the Hotel California. Such a love place. Leggo, di solito fumetti, posso fare giochi enigmistici, l'importante è starci lontano dai problemi. Una forte dose di egoismo ci deve essere. Bisogna entrare in questo loop continuo in cui continui a essere sempre più innamorato di te stesso e forse anche sempre più ridicolo. Però poi poco ti importa di quello che... trasmetti all'esterno.
La doccia non la faccio perché è un pochino stressante. Devi scegliere la temperatura dell'acqua e poi si sposta. Ti lavi a pezzi, un po' su, un po' giù, per poi... Ehi. Correre per arrivare a risultati che io non ce la faccio a capire. Proprio mi sfugge il perché. Quindi non voglio perdermi da adesso per costruire un domani. La cosa peggiore è aprire la cassetta della posta e trovare queste. Devo lavorare per 18,83 euro di energia elettrica. Serve poco per vivere. Cos'è yoga? Aumenta le possibilità di concepimento. Ascolta, Jeffrey, non è un compagno che voglio. Ho avuto due storie importanti, importantissime. Questa è una. Pronto? Ciao. No, mi sono svegliato oggi. E tu invece, Fra? Ma sei ancora fidanzato almeno? Cioè, ecco. Da quanto tempo con l'Ale? 10 anni. E? E? Prendiamo tutto il tempo che serve. Non è cambiato niente da quando eravamo ragazzi. No, è migliorato. Sì. C'è un raffinamento come il vino nella botte. Sono volontariamente disoccupato. Io sono proprio fuori carriera. Gli sbandati perderanno sempre. Mi ha sentito le Boschi? Ecco, loro sono dei Le Boschi, per chi non aveva capito di cosa stavamo parlando. Ti piacciono, Drupi? Li capisci? Allora, io non conoscevo e non so chi è Le Boschi, cioè la mia pigrizia arriva fino lì, ma se la filosofia è quella non è che mi ci veda molto. No. Però gli assomigli. Alle Boschi un po' sì. Boschi, sì. Vorrei assomigliare all'attore più che al personaggio. Certo. No, sono un po' strano, almeno nell'ambiente della musica, in quanto rifiuto alcune cose. Se questo vuol dire essere Le Boschiano, non so nemmeno come si pronuncia sta cosa, va bene, ma non lavarmi, non fare niente, no. Però anche se ho il dei periodi... rifiutare la competizione, il rifiutare lo stress, il rifiutare la carriera, questo è una sì, cosa che questo puoi lo fare. Accetto, sì, l'ho fatto, continuo a farlo. Allora, io ho iniziato a suonare, cantare come facevano tutti i ragazzi di quell'epoca per gioco. C'erano i Beatles, c'era questa ondata di cose, ci siamo messi a suonare. Purtroppo, per fortuna, la musica si è impossessata. Cioè, mi sono innamorato della musica e ho proseguito. Solo che a un certo punto della carriera mi sono ritrovato a fare tutto tranne il musicista. Ero quello che doveva viaggiare, fare le foto, fare i dischi. E allora mi sono chiesto, ma dov'è che la musica? Ho cercato di mischiare le due cose, ottenere i privilegi dell'uomo di successo, un po' di soldi, un po', e poi continuare a suonare, fare la musica. Senza troppo stress e senza troppa competizione. Assoluto, non senza troppo, senza stress. Zero. Non ne voglio, non frega niente. Silvana, vabbè, intanto diciamo che Aldo si lava. Ma tantissimo. Tanto, no? Quindi... Ed è profumato, è bello, è profumato di suo, senza sapone. No, i ragazzi mi hanno fatto simpatia, è proprio graziosi, però a casa loro. Poi non sono ragazzi, sono... Sono dei quarantenni. Sono quarantenni, è questo che mi sconvolge, perché fino a una certa età è quasi normale, no? Sembra una... è affascinante come teoria, come religione addirittura. No, sì, in America è una sorta di religione laica. Ed è bellissima, infatti dicevamo che potremmo anche scivolare verso di là noi. Però come madre, come si fa? Come madre non potrei, ecco. Questo... Anche perché i figli tengono anche perché di come loro. Faccio? Mi fermo ad accompagnare strane. I bambini e dico, no, guardi, sto cercando storie, lasci perdere, il bambino non scende dalla macchina. Ma non puoi, non è possibile, no? Però Aldo, no, lui non Aldo, è proprio Le Boschiano. Che rapporto ha col divano? Esagerato, è un amore vero, tanto che hanno anche composto, Drupi, giuro, una canzone che si intitola Mi confondo col divano, era lui, ed è bellissima, tra l'altro. Vabbè, gli amici, no, però
Giuro, sono venuta qui e ho detto al mio amore, che è Aldo, ho detto non parlerò di te, pensa. Però poi mi viene, e mi viene spontaneo così. Nina, se tu, se un uomo del genere ti corteggiasse, o, come reagiresti? Senti il fascino delle Bosche, dell'uomo non competitivo, non in carriera? Ma sinceramente no, però trovo una piccola invidia per questo tipo di persone, non solo gli uomini, perché io proprio non riesco a rilassarmi, cioè faccio veramente fatica. E quindi le persone che riescono a essere così rilassate, così come dice lei, senza stress, e un po' sono invidiosa, vorrei imparare a essere così. Basta volere, uno si siede lì, aspetta il tempo che passa. Però infatti Ted, dai, dici come hai fatto tu da manager, adesso fai l'autotrasportatore. Io parto di due punti di vista. Io per gli anni ho fatto su, io vengo da Bologna e io facevo su un giù di Milano per sei anni sei e mezzo. Americano. Io sono origine americano, sì. Io ho cominciato qui in Italia come un ufficiale della NATO a Lampedusa, dove prima a Palate della Tunisia, io lavoravo ufficiale della NATO a Lampedusa, dove queste cose in 82, 83, 84 non parlava neanche, non sapeva neanche cos'era Lampedusa e tutto quanto. Io è venuto e io lavoravo nell'ambiente milanese da un sacco di tempo. Io ho conosciuto l'ambiente milanese dove io vedo molto spesso la gente tutta stressata, tutto quanto. E dopo io ho finito a Milano, io sono andato a lavorare come trasportista dei vetri. Io ho girato al mondo per sei anni e mezzo, ero sempre a valigia in mano, conoscevi di altri ambienti e tutto quanto. Quando io sono rientrato, ci vedi che la tranquillità di girare del mondo è più bello, perché tu, come io faccio l'autotrasporto adesso, io lavoro molto spesso con la moda italiana che parte per Mosca, dei miei amici di Riccione, e io sono sempre in giro, io sparo 600 km al giorno. E io sono... quindi fai un lavoro piuttosto stressante. Sì, appunto. Allora, io faccio due cose. Io di solito a mezzogiorno a pranzo, io vado in spiaggia, mangio una piedina romagnola che è buonissimo, e io faccio un'ora e mezzo e due passi a mezzo della spiaggia prima di rientro a Bologna, che è bellissimo. Ma anche d'inverno? Anche inverno. E è bellissimo e non c'è nessuno. Io come dipendente ho passato due fallimenti e noi dopo tu passi questo, là c'è dei problemi del lavoro adesso tutto quanto, io ho passato due fallimenti e quando uno passa un fallimento, come succede molto spesso, si impara qualche cosa della gente vera. E per me la filosofia Lebowski è un po' diverso per me, c'è il dudismo, c'è la filosofia che questo qui è andato in Thailandia, tutto quanto, ma per me è diverso, la filosofia Lebowski è di voler bene la persona che sta vicino, hai capito? Vai con i suoi amici, vai a prendere un aperitivo a bar, sei tranquillo, hai capito? Tu finisci il volo, chiudi la porta e via, hai capito? È una cosa più bella di essere, hai capito? E come si fa a contrastare una filosofia di questo genere, Michelle? È impossibile. Facendo i conti con la realtà. Pensa, secondo me è interessantissimo il tema che avete tirato fuori. In Italia un giovane su tre dai 15 ai 29 anni non fa nulla, cioè non studia, non lavora, non si forma, non si noi abbiamo potenzialmente un esercito di grandi Lebowski. E si stanno preparando. E il vero rischio, e si stanno preparando, però il vero rischio è che sia una fuga. A me quello che preoccupa della mentalità Lebowski è una fuga, cioè Lebowski era un precario non a caso, no? Nel film si vede, dice che... i vari lavori che ha fatto e a un certo punto c'è la rinuncia. Allora la verità è che però confrontarsi poi con quel tema diventa complicatissimo in un paese come il nostro che ha crescita zero, che ha così tanti problemi. Pensa ai bambini, noi siamo il paese in Europa che ha meno figli, anche perché magari anche gli uomini non si assumono la responsabilità. E di nuovo quando ti vai a confrontare, oppure i bamboccioni, nel senso un ragazzo su due dai 18 ai 34 anni è ancora a casa con i genitori. Allora questa idea di fuga secondo me è molto diversa dai casi che stai tirando fuori, però c'è il rischio che si diffonda da morire. Ma questo è un po' diverso, perché la gente qua sta lì in casa e tutto quanto, non è come la mentalità anglosassone. A 18 anni, 19 sei fuori, Federico, e tu devi arrangiare, è diverso, fa. È molto diverso. Io ho fatto un percorso, cioè sono anch'io andato via di casa verso i 20 anni, 21 anni, però volevo dire che cioè, essere leboschisti non è che significa per forza essere fannulloni.
c'è TED, fa un sacco di cose, ma mi ha invitato a 9.000 feste prima nel periodo non collegato. C'ho una festa di Firenze, tu sei di Firenze, ho mangiato la Florentina, fatto festa con 5.000 persone, ha fatto un compleanno con 2.500 persone. Quindi Silvio è comunque è uno che si dà da fare, non è semplicemente adagiato sul divano. Ma le boschi meno. E poi guarda che è anche una questione di età, cioè i bamboccioni sono da giovani, ma poi quando tu arrivi a 50 anni, che poi è l'età di Le Bosche, allora il rischio lì è la rinuncia. Poi c'è un grande egoismo, io trovo, in questa idea, nell'idea leboschiana, nel senso che c'è bene o male, no? Quando dicono nel video, perché poi di quei ragazzi stiamo parlando, non mi lavo, no? Se ne compiacciono, a me è quello che fa paura. È quello che fa paura perché oggi no, vabbè, e dovrebbe far paura pure a voi. Noi, non so. Ci siamo toccati. Appena detto non ci, vero? Proprio la sì, perché diventa quasi un essere giustificato. È vero che sta diventando tutto difficile per i giovani nel nostro paese. È difficile trovare lavoro, è difficile, non ci sono ammortizzatori sociali, non c'è assistenza e così via. Però è anche vero che ci si laurea tardi. Tu pensa, l'università è diventata un parcheggio, ci si laurea a 28 anni di media. E tu quanti anni allora, hai? Allora, io ce ho 37. E lavori da quando da ti sei laureato? Da subito? Da quando ce n'ho 22. E come 22? Hai fatto a trovare malato, subito lavoro? Tu sei ammalato, sei mica normale. C'hai ragione. No, lo sai perché? Lo ma sai perché? Te la godi? Ti parlo. Quando te la godi? Beh, un bel posto, tranquillo. Ah, boh. Anche tanto. Ma guardate che ci sia quello. Sai qual è? Quelli così sai qual sono è? Quelli come te. Cioè, no, quelli come te non quelli come te, cioè, no, quelli eleganti così comunque sono quelli che se la godono forse. Snodano, allentano la cravatta e poi venerdì e sabato roba di tavoli. Beh, con le fiammelle, i raudi. Detto da uno che ha fatto il VJ mi fa ridere. Ma no, nel senso non è che soltanto noi ci divertiamo e voi lavorate dalla mattina alla sera. No, io faccio il professore, io devo dare gli esami e devo dare voti. Buoni e voti cattivi, tu fai il VJ, fai divertire e stai qui con le scarpe da ginnastica, allora è molto più e facile. E il lavoro no, permetti. No, musicisti. Vuoi mettere, scusa, e tu non a caso l'hai scelto. Cioè, è veramente più complicato. Io quello che mi preoccupa, quello che voglio dire è che noi oggi abbiamo mille problemi, soprattutto dai giovani, disoccupazione giovanile e così via. Se noi cominciamo a dire anche che è giusto, che non è necessario rimboccarsi le maniche e così via, allora c'è chi se lo può permettere e chi no. Oblomov, che anticamente è veramente l'antenato dei boschi, l'eroe immortale della pigrizia. Infatti non a casa, era un nobile, poteva vivere di rendita. Mentre tante persone, come quelle che ci stavano al contratto, no, hanno problemi reali tutti i giorni, se non te lo puoi permettere ti devi confrontare con la vita. Allora il rischio qual è? Che quando sei giovane, grazie ai genitori, tu non studi, non ti impegni, perché tutto sommato campi bene. Come fanno tantissimi giovani d'accordissimo. Oggi. Poi però quando vuoi fare qualcosa, magari ti vuoi costruire una famiglia, vuoi fare dei figli e così via, no. E di colpo... Ti stai mettendo in dubbio? No, di una cosa. No, perché... Ma tanto, prima di tutto, Le Boschi si lava. La prima scena è stata... Le Boschi si lava. Ma secondo me si lavava anche lui. Si lavava la chiave. Quindi Le Boschi si lava. È profumato, è un bell'attore, è già bici, quindi non... La seconda cosa è che Le Boschi è molto tranquillo. Questi ragazzi che non trovano a 50 anni, 40 anni, questi ragazzi che non trovano lavoro hanno come dire una drammaticità. Le Boschi è arrivato ad avere quella che si chiama una forma di atarassia. È un epicureo. C'è una tradizione, ha citato Obono, c'è una grande tradizione letteraria. Orazio, Lode undicesima, cogli il giorno, non pensare al domani. E vivi il tuo presente. Però questa filosofia forse non te la puoi permettere a 20 anni. Non te la puoi permettere, questi non c'hanno mica 20 anni. Ma questi no, no, quelli c'hanno 40. Direi che Le Boschi è un antidoto. In ognuno di noi c'è un po' di Le Boschi, perché se l'uomo è a una dimensione, io adesso faccio un po' il professore qui, Marcuse, l'uomo ha una dimensione. Era l'utilitarismo, quando tutto si misura, quando tutto è produttivo, quando tutto è una competizione. Io faccio questa cosa perché è una sfida. Ma che discorso è? Io faccio questa cosa perché è buona, perché mi interessa, non per vincere una sfida. Questa idea che hanno i manager è una sfida. Lo devo fare. Quindi oggi noi siamo in una situazione, questo è un discorso filosofico, non sociologico, posso essere d'accordo con lui. Noi sappiamo sempre il prezzo delle cose e non ne conosciamo il valore. Noi viviamo questo periodo. Ma ce lo possiamo permettere di pensarla così? Dovremmo poterci permettere di contemplare. La qualità della vita non è fatta solo dai soldi, dai risultati, sì, dalle performance, dallo stato. È fatta dalla capacità di contemplare, di distrarsi, di non sapere,
di bracare nella vita, perfetto, di stare sul divano e di stare in piedi. Chi sta sempre solo in piedi, alla fine non solo è noioso, forse anche un po' pericoloso. Orizzontali come Oblomov. Oblomov è un grande esempio di nichilismo buono. Fatemi chiedere, non è il nichilismo delle bombe, è il nichilismo a Nina buono. Che da quando è bambina che è in competizione, perché eri una atleta, insomma, col quando... Sì. Sì, ma facevi la mazza. Quello è un altro tipo di competizione. E poi ti sei laureata molto giovane. E poi comunque una showgirl deve sempre essere perfetta, molto bella. Ma adesso, molto... al di là di showgirl, io vengo da un paese dove veramente avere lavoro, qualsiasi tipo di lavoro, è una grande fortuna. E io mi sentirei veramente, anzi, veramente mi sentirei in colpa a non lavorare. E quindi ha detto bene lei che... Ovviamente magari le persone che lavorano sempre, sono sempre in competizione, sono un po' pericolose, però anche quelle che sono sempre sul divano sono secondo me ancora più pericolose. Mi siete chieste, Nina e Silvana, perché sono tutti maschi? E perché le si stavano guardando? Quello che è interessante. No, perché la ricerca... Perché Silvana, secondo te? Allora, è più maschile felici, questa attitudine? Secondo me, banalmente così, professore, mi corregga se sbaglio. Essere felici è la cosa più bella, ma tutti gli uomini vogliono arrivare a un momento di felicità. E durante la giornata ce ne possono essere mille, ma anche facendo la mamma, anche quelle azioni che sembrano, come dire, che pallose, pesanti, perché fai il pollo e la sera devi cucinare e poi metti a posto. Però fatti con amore, è felicità anche questa, non lo so, perché è una cosa così grave fare piccole cose e godere. Non è che per forza devo stare lì e aspettare che l'uccellino mi faccia qualcosa di brutto, magari metti che gli capita, gli scappa, io sono sotto l'albero a pensare, come dice un leboschiano vero. Ma fa tante cose, mi fermo lì ad ascoltare il vento che mi attrae. No, posso fare delle cose, ma e leboschiano tutto, vero? Sei d'accordo? Assolutamente, ma se dici ma io per primo mi sento leboschiano, sì, e credimi, sto orizzontale benissimo. Però le donne felici, fanno i figli. Voglio dire, essere felice è bello, perché se uno sta sul divano ed è felice, magari non mi va in mezzo alla strada con la macchina tutto incazzato e mi fa incazzare la mattina, non so, per esempio. Se ne sta a casa sua sul divano, io sono più felice, lui è più felice, che mondo bello è. Michelle ha detto una cosa, le donne fanno i figli, e questo... Secondo me c'è una profonda diversità, le donne fanno i figli e sono proprio hanno nel loro istinto proprio di crescerli, di costruire per loro, viceversa loro nel video veramente sembra l'ultimo pensiero che hanno, la reazione di Reboschi quando gli si parla di un figlio è evidente. E poi c'era un altro elemento, no? Tu dicevi la competizione, è verissimo, ma l'Italia, ma da quant'è che non è più competitiva? Ma da quant'è che noi siamo il paese del bel vivere? Lo siamo stati in altri tempi, adesso sono altri paesi competitivi, sono i cinesi, gli indiani che vogliono competere con noi, e noi il rischio delle bosche è di fare gli struzzi, mettere la testa sotto la sabbia invece cercare di affrontare un mondo che cambia. Quindi qua il rischio drammatica. È che con la filosofia ci creiamo un alibi di molle grande pigrizia. Posso darti un altro elemento? Sì. Noi siamo meno dell'1% della popolazione mondiale, creiamo il 3% della ricchezza, creiamo il 3% di quello che si consuma, abbiamo il 6% della ricchezza e secondo me ci siamo gradualmente adagiati. Siamo sempre più comodi in questa situazione, consumiamo troppa ricchezza del mondo. Questo è vero, però è anche un discorso di categorie magari di lavoro. Cioè, siamo tutti d'accordo che essere fannulloni non porta a niente a nessuno. Però qui, non so, lui è musicista e quindi ha la possibilità magari di fare una vita libera. Non credo che lui non faccia niente dalla mattina alla sera. Cioè, lui dalla mattina alla sera magari crea, scrive non musica e ha la possibilità di quello scegliere se fa, mettersi in competizione o no. Che mi fa... arrabbiare, non dico che non si debbano fare queste cose, dico che a un certo punto della vita bisogna decidere, ecco, adesso me la godo, ma se uno a 30 anni corre come correvo io, a 50 corre uguale, a 60 corre è uno scemo, certo. Perché cosa ha ottenuto? Assolutamente. Quelli sono una roba che non c'entrano niente con me, per l'amor di Dio. Ma quelli che a 50 anni fanno i ragazzini, fanno la rockstar ancora. Vabbè, io ho capello lungo, ma per altri motivi. Diventano patetici. Sia quando iniziano a voler far tutto sempre velocemente via e a un certo punto non dicono sono arrivato, che bello, adesso me la godo. E sia a 60 anni, 70, gira ancora il mondo cercando di fare chissà cosa. Ma allora quando te la godi?
Ma assolutamente, ma godersela allora anche sì. Ma scusa, ma godersela anche creare, anche inventare, certo. Anche fare musica. Che fare musica non è un lavoro. È il lavoro più bello, è l'ozio creativo, ne parlavi tu prima. È meraviglioso, cioè questo va benissimo. Ma quei ragazzi di fare le mosche devi avere qualcosa. Naturalmente è un'esasperazione. Sì, le boschi. I fratelli Coen sono dei parodisti, parodizzano tutto, prendono in giro tutto, qui prendono in giro il thriller. Cioè, le boschi è un caso esemplare. È un caso, come dire, eccessivo. Perché le donne, secondo me, non potrebbero essere le boschi? Secondo me anche per un'altra ragione, è vero per questa faccenda fisiologica, ma per una ragione proprio quasi più elementare, più banale. Perché essere le boschi, in qualche misura, è vero, è un privilegio poter essere le boschi, è quasi un privilegio. E le donne non potevano mai, non hanno mai potuto permetterselo, perché le boschi, chi ha dominato può essere le boschi, chi ha avuto il potere di essere protagonista può rinunciare ad esserlo. Chi forse lo è stato meno, perché le donne lo erano meno dal punto di vista sociale, non avevano questo pensiero, come dire, diceva decadente, per me la decadenza è anche un fatto di civiltà, e nella decadenza in molti casi solo grandi civiltà poi decadono, e non a caso, come dire, l'eleganza, no? la sensibilità nasce in questo. Le donne hanno sempre dovuto, come dire, faticare per esistere e per avere e per prendersi le loro posizioni di responsabilità, gli uomini molto meno. Voglio fare un'ultima domanda a Nina. In Italia tu hai notato che ci sia questa tendenza a lasciarsi andare, rinunciare alla competizione, al sacrificio, indulgere alla pigrizia, più che ad esempio nel tuo paese? Ma no, in Italia comunque c'è una grande competizione, io l'ho trovata sia in mondo dell'università sia in mondo dello spettacolo, però secondo me voi siete state talmente bene in Italia, credetemi, che... Che veramente, cioè, magari certe cose non vedete neanche, e quindi magari per quello, ma quello può essere solo un vantaggio, perché avete tutto, e quindi avete una grande fortuna. Sì. Le boschi vivono in società opulente. Grazie. Posso dire un'ultima cosa? Questo ai miei studenti, non c'è niente di più bello della pigrizia che viene dopo aver fatto qualcosa e essersi impegnata e avercela messa tutta, solo lì te la godi veramente. Giusto, perché c'è un personaggio che si dovrebbe calmare, un ciccinino. Lasciatemi chiedere all'ultima ospite di questa sera come si pone rispetto a questa discussione. Lei si chiama Geppi Cucciari. Non volevo privarvi di un chiudere questa discussione con un tuo parere al riguardo. Tu aspiri alla pigrizia, lasciarsi andare. Ma guarda, vorrei che fosse così facile distinguere chi è da una parte e chi è dall'altra. In realtà credo che siamo un po' tutte e due le cose contemporaneamente. Chiamalo conflitto, chiamalo equilibrio, sono entrambe le cose. Talvolta opto per la pigrizia, altre volte per una maggiore attività, diciamo, intellettuale e anche fisica. Sono una donna confusa ma consapevole. Bene, a tra poco con Geppi Cucciari. Vi ringrazio molto. Buonasera. Grazie.